Belli chicchi, i commenti che vedrete in questo video sono tutti reali. Ho deciso di censurare i nomi proprio per evitare qualsiasi problema, capite bene? Prima di iniziare il video, volevo dirvi semplicemente di scaricare OneFootball gratuitamente. Il link lo trovate in descrizione. Grazie a OneFootball potete rimanere aggiornati su tutto il mondo del calcio, calciomercato, tutte le informazioni sulla vostra squadra preferita, il vostro giocatore preferito, tutto in un'unica app, completamente gratuita. Quindi scaricatela, il link è in descrizione. Papà, papà, per caso sei triste? Papà, sei arrabbiato? Sei nato per sbaglio. Mi dispiace, papà, hai fatto un grande errore a tifare Roma. Veramente io l'errore più grande della vita mia lo vedo qua davanti a me con due orecchie giganti. Mo' state zitto che sto guardando un post da Roma. Certo che potevamo evitare di scrivere 6-2, potevamo mettere il risultato del primo tempo. Fammi una spizzare i commenti, va. Ecco. Federico mi ha fatto tornare brutti ricordi. So anni che vado in terapia. Basta un commento e sbara pa 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 pa. Ma questo che cazzo sta di? Il catenaccio. Cioè questo voleva fa 45 minuti di catenaccio contro il Manchester United. E chi lo faceva al possesso palla? I Bagnets e Cristante. Quelli del Manchester al secondo tempo sono entrati chi razzi al culo. Manco la poerca ancora così dopo che uno youtuber italiano, dopo aver trovato un'icona, grida "è bianca!" Vabbè, questa fa male. Fa male non tanto per il 6 che vabbè, amo capita, la solita battuta 6-6. Ok. Ma questa fa male perché hai toccato il capitano mio. Il pupone nazionale, te prego, torna a giocare, pupù. Ah, questo invece ha fatto una battuta sul tennis, capito? Che era un set. E palle. Se ne intende bene, mi sa de palle, Questo è un commento serio invece. Pensa a sto ragazzo quanto ci è rimasto male e quanto ha dato tutto il cuore a Roma. Da trovasse costretto a scrivere su Instagram che non gliela fa più. Sembra tipo quando c'avevi 15 anni e te prendevi la pausa dalla pischelletta. Una pausa va bene, ma poi tocca tornare a masse. Com'è il detto, certi amori fanno giri infiniti e poi sappiano del culo, no? Non era così? Invece Gennaro scrive Greenwood 6-2 è finita. Chissà di dov'è Gennaro, di che luogo. Ma poi a Gennaro. Il Napoli è uscito con la granata. Ma che cazzo è, un'arma di Call of Duty la granata? Matteo invece ha piarite, era meglio far quarto cambio, dice. E c'hai ragione, Matteo. Almeno 3-0 e se levavamo dai coglioni sta pratica. Fonseca, pensaci tu, ma poi che sei là a Roma, regà? L'arbitro non ha fatto manco tempo a mettersi il fischietto in bocca, tre infortunati. Ma che cazzo gli ha dato fastidio il fischio? Gli ha rotto il timpano. Questo è il tifoso dell'Ajax che aspetta da circa un mese di scrivere sto commento, non vedeva l'ora. Sarà pur vero, mo noi uscimo dall'Europa League, ma voi già siete usciti. Salutate mamma in vetrina! Qua ci si chiede invece come Diavara è entrato a far parte da Roma. Au, se è entrato con i punti del latte, mi sa che qua diventa allergico al lattosio. Valerietto invece è bello ottimista. Abbiamo almeno raggiunto la salvezza. Vedi, basta cambiare la prospettiva e tutto sembra meglio. Beh, come obiettivo stagionale, niente male. Dario gentilmente ricorda ai giocatori di non tornare a Roma. Sa perché? Forse sta organizzando una festa a sorpresa per i giocatori? Luca, che è un poeta affermato, fa una bellissima metafora. Il secondo tempo da Roma equivale al mio andamento scolastico. E allora che c'ho una brutta notizia da darte. Hai le stesse probabilità di passare quest'anno che a Roma darsa la coppa. Beh, è stato divertente. Soprattutto l'autoironia aiuta sempre. Alla fine tanto, incazzasse, non serve a niente perché errori arbitrali, fortuna, sfortuna, quello che vi pare. E purtroppo è finita così. Una cosa è certa, pure se siete incazzati, la squadra che ti fate è quella e di certo non cambierete. E se vi basta un risultato per cambiare squadra, beh, vedevo da una brutta notizia. Del calcio, non ci avete mai capito niente.